È in gravissime condizioni all'ospedale di Cisanello a Pisa una scooterista 17enne rimasta coinvolta nell'incidente avvenuto vicino alla rotatoria di San Piero a Grado. Uno scontro con un'auto e la ragazza avrebbe perso il controllo del mezzo finendo a terra. Dinamica ancora in corso di accertamento. Si allunga con quest'ultimo incidente l'elenco dei fatti di cronaca, dove ancora una volta sono i minorenni ad essere protagonisti. Appena una settimana fa a Livorno, un 16enne è rimasto anche lui ferito in modo molto grave in un incidente accaduto in centro e anche lui in scooter. Il ragazzo resta ricoverato nel reparto di rianimazione. Presidio in via Fermi a Pisa davanti all'ufficio Casa del Comune e anche alla sede dell'APES che gestisce gli alloggi popolari in città. Presidio organizzato dal Comitato Sant'Ermete per la situazione del quartiere delle case popolari di lì, ma non solo, anche dal progetto Prendo Casa, perché l'emergenza abitativa riguarda tutta la città. Secondo voi, Maria Luisa De Fazio, intanto le condizioni del quartiere di Sant'Ermete e degli alloggi di lì? Sì, gli alloggi continuano ad essere sempre gli stessi, con le stesse condizioni precarie e igienico-sanitarie, e il progetto è sempre fermo perché non ci sono i finanziamenti. No, ma l'APES, nonostante queste condizioni siano ormai certificate da tutti, da ASL, Vigili del Fuoco, riconfermate dal prefetto, ha inviato delle lettere intimidatorie ad alcuni nuclei familiari che si autoriducono l'affitto da più di un anno, chiedendo di rientrare della morosità appena l'avvio dello sfratto. Invece oggi il quartiere per intero ha dato una risposta all'APES, protocollando più di 50 lettere di cambio alloggio urgente dentro Sant'Ermete per avere un alloggio a norma e idoneo, e chiedendo un incontro al Bani urgente per poter stralciare questa morosità, che non è una morosità volontaria ma è una morosità di protesta perché quelle case non sono a norma. Alice, torna bene, diversi gli sfratti che vi riguardano appunto, avete lanciato una manifestazione per sabato 10 giugno, intanto vicino a lei appunto una persona che viene sfrattata in questi giorni. Sì. Rosanna giovedì avrà il quarto accesso e giovedì mattina al 18 saremo sotto casa sua a difendere il suo sfratto. E niente, in questa città ci sono più di 600 sfratti ogni anno, e mentre il comune tiene vuote più di 200 case popolari. Ieri è uscito il bando per le case la graduatoria provvisoria delle case popolari, e la situazione che ci siamo trovati davanti è il fatto che molti di noi sono stati esclusi pur avendo lo sfratto e pur vivendo in delle condizioni di precarietà, e mentre altri di noi, tipo la mia situazione, si è vista riconoscere la metà dei punti che invece ci dovevano aspettare. Per questo che appunto, come accennavi, il 10 giugno faremo questa manifestazione, dove appunto le nostre rivendicazioni sono quelle di un affitto sociale e dell'assegnazione di tutte le case popolari per tutti. Giornata di pulizia alla foce del fiume Morto, nell'area delle dune. La giornata ha coinvolto tanti migranti ma anche tanti studenti delle scuole di Pisa ad organizzare l'iniziativa, bellissima iniziativa, il consorzio Fiumi e Fossi, con la collaborazione appunto della scuola che ha messo a disposizione i ragazzi e della Croce Rossa che gestisce anche i migranti. Marco Monaco, l'idea nasce da lei, come? Io ebbi il piacere di venire qui qualche anno fa, vidi questo scempio e in qualche maniera sono riuscito oggi a tentare di rimuovere questo scempio. Sono molto contento perché è una manifestazione che è nell'ambito anche di un'organizzazione regionale. Abbiamo coinvolto 50 migranti, due scuole dell'Istituto Tecnico Industriale, Lega Ambiente, una manifestazione che spero si possa anche sviluppare oltre questa zona. Qui siamo in un'area protetta, era importante farlo, è importante anche sviluppare però questo tipo di attività dove le aree non sono protette e quindi fruibili al pubblico. Ci stiamo lavorando, credo che ci si possa fare. In rappresentanza della Croce Rossa, dottor Nicola Molea, quanti sono i migranti impegnati in questa iniziativa e con quale spirito vengono in simili iniziative? Volontariamente vengono a fare questa attività, sono 40 stamattina, perché 40 erano i ragazzi. Abbiamo voluto fare i gruppi, due ragazzi delle scuole e due ragazzi richiedenti asilo,
stanno lavorando in team, ho visto alcuni un po' più timidi, un po' meno, altri invece stanno chiacchierando, si raccontano le loro cose, suonano magari il telefonino, la musica, e quindi è una buona esperienza per tutti, credo. Le mele fanno bene all'organismo, molto bene, anche quando magari sono più brutte da vedersi, come accade nel caso di tante specie antiche coltivate anche in Toscana. Adesso un progetto congiunto della Scuola Sant'Anna e dell'Università di Pisa porta alla luce proprio le virtù benefiche per l'organismo di queste varietà. Sì, sono antiche varietà che sono sottoutilizzate. Lo scopo di questo studio è stato di verificarne la presenza all'interno di questi prodotti di molecole e composti che fanno bene alla salute e che la medicina ha identificato come tali. Al mercato magari la mela brutta non fa colpo, però per la trasformazione andrebbe benissimo. Sì, questo è uno dei problemi di queste varietà, purtroppo non sono esteticamente molto gradevoli per il consumatore, però la trasformazione in prodotto essiccato, come nel caso dello studio che abbiamo fatto recentemente, o anche un prodotto come un succo di frutta, le rende praticamente indistinguibili da altri prodotti, quindi estremamente interessanti anche poi per la loro commercializzazione ed utilizzo. Ma in particolare cosa avete scoperto di nuovo? Abbiamo utilizzato un metodo nuovo di risonanza magnetica nucleare per andare a cercare alcuni polifenoli, che sono delle sostanze chimiche di origine naturale che danno delle proprietà antiossidanti. Quindi mele brutte che fanno davvero bene, hanno virtù nutraceutiche? Sì, sì, noi abbiamo riscontrato un contenuto mediamente maggiore di tutte le varietà antiche rispetto a una varietà commerciale. Ci avete lavorato molto, questo è un progetto regionale, ricordiamo. Sì, è un progetto regionale, noi abbiamo dato un contributo per la parte analitica e chimico-fisica, appunto, ci hanno lavorato diversi miei collaboratori. L'ambiente è la parte bella. Si chiama Pal Rete, la manifestazione sportiva che quest'anno arriva alla sua 12ª edizione. A Ponte d'Era in comune è stato presentato il programma dell'appuntamento che si svolgerà questo fine settimana alla Bellaria. Obiettivo è quello di continuare un percorso che dura tutto l'anno ed è rivolto ai ragazzi con disagi psichici. Un doppio lavoro messo in campo dall'assessorato al sociale e da quello dello sport. Durante i 12 mesi i ragazzi, circa 40 provenienti da tutta la Valdera, partecipano a un torneo di calcio, pallavolo, scherma e basket. Momento conclusivo sarà poi sabato con Palo in Rete al centro polisportivo della Bellaria. Arriveranno squadre ed esperienze da varie parti d'Italia ed Europa. Ultimo match del campionato di Serie B per i ragazzi di Mister Gattuso sul campo dell'Arena giovedì sera contro il Benevento. Reduce da una vittoria in extremis contro il Frosinone che gli ha permesso di lasciare ancora aperto il discorso playoff. Intanto il presidente della società neroazzurra, Giuseppe Corrado, aveva dichiarato che subito dopo la partita con il Benevento avrebbe avuto inizio una nuova stagione per il Pisa Calcio, verso un nuovo campionato che avrà come obiettivo quello di fare di tutto per tornare nel campionato cadetto. Primo step sarà quello del tecnico e diversi nomi stanno già circolando. Pare però che la volontà della proprietà sarebbe quella di poter annunciare il successore di Gattuso entro i primi giorni di giugno o forse addirittura entro la fine di maggio, ma questo dipenderà anche da eventuali impegni agonistici del nuovo tecnico.